presso la Libreria del Ponte di Bologna si può trovare questo bel libro dello studioso autore libertario Guglielmo Piombini. Titolo del libro: Prima dello Stato, il Medioevo della Libertà. Qui abbiamo l'indice del libro e noi leggeremo insieme soltanto questo primo capitolo, che è molto breve. Poi alla fine torneremo di nuovo all'indice del libro, che poi prosegue anche con questi commenti di altri autori. Cominciamo quindi con il primo capitolo, la fine della leggenda nera. La storiografia contemporanea ha dimostrato l'infondatezza della tradizionale raffigurazione del Medioevo come parentesi oscura e stagnante tra l'antichità classica e il Rinascimento. I vecchi pregiudizi però continuano a circolare. È singolare che oggi, per esempio, anche personaggi importanti parlino di ferocia medievale, quando invece è stato il Novecento il secolo dello sterminio che ha macellato milioni di innocenti, inventando le peggiori sevizie e costruendo armi di sterminio di massa, quando invece nel Medioevo l'attività bellica era limitata, ritualizzata e regolamentata. Negli ultimi decenni le ricerche di molti storiografi importanti, tanti medievalisti, hanno sgombrato il campo da molti luoghi comuni e hanno svelato quanto il Medioevo fosse stato ricco, vario e creativo. Il Medioevo è l'età della sperimentazione politico-sociale e molti stereotipi sono stati demoliti dalla storiografia recente, come lo Ius Prime Noctis, l'attesa dell'anno 1000, la società bloccata nella piramide feudale, la servitù della gleba, le corvée, l'economia chiusa. Il giudizio negativo sul Medioevo deriva dall'illuminismo, ma questo è viziato dal fatto che in realtà molte ingiustizie sono state poi compiute e si sono affermate nel 600 e nel primo 700 durante il processo di consolidamento degli stati moderni. Questo ormai è pacificamente riconosciuto dalla storiografia, ma la diffusione presso il grande pubblico ancora lascia a desiderare. Infatti nella mentalità popolare resistono ancora i luoghi comuni che sono poi tramandati dai testi di storia per le scuole, gli articoli di giornale, i film, e cioè la secolare visione del Medioevo barbarico, ignorante, superstizioso e della Chiesa responsabile di tutti i mali. In realtà quella medievale, altro che epoca buia, fu una delle società più ricche di inventiva, piena di importanti invenzioni, ruota idraulica, rivoluzione nei metodi di coltivazione, tecniche di lavorazione del ferro, il libro, la stampa, la polvere da sparo, gli occhiali, l'orologio meccanico, il sapone, la vernice, l'alcol, la notazione musicale, la ragioneria, la partita doppia, le nuove pratiche commerciali, tecniche di conservazione del cibo, cattedrali, università, ospedali, organizzazione dell'assistenza e mille altre cose. Il dinamismo della tecnologia occidentale, quindi la nostra modernità, ha la sua origine nel periodo e nello spirito medievale. È infatti nel Medioevo europeo che emerge in maniera originale un modello di progresso coerente, continuo e cumulativo nelle arti pratiche, che porterà alla meccanizzazione. Dopo il crollo dell'Impero romano, l'Europa vedrà un grande progresso economico e tecnologico in pochi secoli. Ingegnosità e innovazioni che porteranno poi l'Europa verso la futura supremazia mondiale. Lo sviluppo economico e tecnologico si originò nel Medioevo comunale, e le altre società, quelle extraeuropee, si sono modernizzate solo dopo il contatto con l'Occidente. Nel settore artistico, le tante creazioni che oggi possiamo ammirare nelle nostre città risale al Medioevo e al suo sbocco rinascimentale, ma anche sul piano intellettuale. Il Medioevo ha prodotto superbe elaborazioni in campo teologico, filosofico, politico, economico, giuridico. Alla filosofia scolastica di San Tommaso si rifanno ancora oggi maggiori pensatori libertari. La stessa filosofia dei diritti naturali dell'uomo non nasce durante l'illuminismo, ma dalle riflessioni dei canonisti medievali, protagonisti di un'autentica rivoluzione giuridica. La scienza economica nel Medioevo aveva raggiunto un altissimo livello presso i pensatori tardoscolastici della scuola di Salamanca, che avevano elaborato per primi una teoria del valore soggettivo, ben più sofisticata della erronea teoria del valore lavoro. Piuttosto che vedere il Medioevo come un'epoca soffocata dall'oscurantismo e dalla superstizione, i maggiori studiosi della storia economica europea individuano le ragioni della specificità storica del vecchio continente e i suoi strabilianti successi nelle condizioni politiche uniche che sperimentò l'Europa durante il Medioevo. Eppure l'Europa in quel tempo era divisa in centinaia di principati locali, senza un governo unificante, senza una moneta comune, senza una lingua comune. Secondo le convinzioni oggi dominanti nel dibattito politico, non dovrebbe essere da una situazione così che dovrebbe nascere il capitalismo.
piuttosto in Cina, con un governo unitario e un sistema legale uniforme, 1000 anni fa, sarebbe nato probabilmente lì il capitalismo, questo secondo le convinzioni oggi dominanti nel dibattito politico. E invece lo sviluppo economico capitalistico non nacque nell'ordinato ambiente cinese, ma in quello considerato oggi caotico dell'Europa. Proprio gli aspetti della vita medievale che oggi sono disapprovati furono necessari per il decollo dell'economia, che ebbe la possibilità di fiorire liberamente. Invece il sistema centralizzato cinese, saturo d'ordine, impedì e soffocò il processo spontaneo di scoperta. Mentre in Cina, ma anche in India, Persia, Russia, nel mondo islamico e nell'America precolombiana si andarono formando vasti imperi centralizzati e burocratizzati, dove il governo, virtualmente proprietario di tutte le risorse umane e materiali, stringeva in una morsa d'acciaio l'intera società, rendendo impossibile ogni autonomia della società civile, in Europa, al crollo dell'impero romano, non si riformò nessun monopolio concentrato del potere. L'autorità politica si frantumò in migliaia di giurisdizioni concorrenti. La cosiddetta anarchia feudale, che però sarebbe errato intendere come stato di natura hobbesiano, di guerra civile permanente di tutti contro tutti. Gli innumerevoli poteri locali in cui si era frammentato il potere pubblico non erano indipendenti, perché non avevano la facoltà di agire secondo il proprio capriccio individuale. Ogni volontà individuale veniva infatti limitata da quella che fu la grande forza dell'età feudale, la consuetudine che regnava sovrana su tutto e su tutti. Invece di condurre al caos, questa concorrenza ordinata dalla consuetudine tra innumerevoli giurisdizioni creò un ambiente favorevole alla sperimentazione, alla competizione economica, alla sicurezza della proprietà e del commercio. E fu grazie a questo che, diversamente dalla Cina e dagli altri imperi antichi, l'Europa del tardo Medioevo, dei comuni e delle prime monarchie, giunse all'epoca delle scoperte senza un'autorità centrale abbastanza forte da scoraggiare i suoi mercanti a sfruttare le opportunità commercialmente proficue. La chiave del miracolo europeo quindi è proprio la dispersione del potere. È l'elemento decisivo che mancò alle civiltà extraeuropee, la molla dello sviluppo che ha permesso agli europei occidentali di superare cinesi, indiani, russi, persiani, arabi, incas e maya, gli aztechi e tutti gli altri sul piano del progresso culturale e tecnologico. Torniamo quindi un attimo all'indice del libro e leggiamo i titoli dei vari capitoli. Il feudalesimo come ordine naturale della proprietà, una società senza monopolio della forza, legge senza Stato. Privatizzazione e globalizzazione del diritto, la lex mercatoria. Santificazione della proprietà privata, l'origine medievale del capitalismo. La progressiva affermazione dello Stato moderno. Il Medioevo libertario prossimo venturo. E poi i commenti degli altri autori: Pietro Adamo, Raimondo Cubeddu, Carlo Lottieri, Marco Respinti.